Mente caotica. E gli sguardi che ha dato Ali all'arbitro mi inducono a pensare che non lo ritenga tanto super partes. No, non lo ritenga... bravo, perché anch'io certe volte anche poi può, un arbitro può condizionare veramente l'incontro, perché nello stesso momento lì non sta facendo niente di essere chiamato. Ecco, adesso sta andando in confusione Ali e... ancora! Adesso l'arbitro doveva contare. E lo conta con un attimo di ritardo. Dopo aver preso il primo colpo. Lo conta con un attimo di ritardo, ma questa è stata... una svista. Una leggerezza anche di Di Luisa, che è troppo tranquillo, ha detto intanto è mio. E invece non ha pensato all'orgoglio di questo Ali. Amo. Li conosco proprio bene i due caratteri, li conosco proprio bene. Eccolo ancora, lo deve contare e infatti interviene l'arbitro, non poteva vederlo. Non l'ha contato perché si è girato. Dico, io stavo dicendo proprio non l'ha contato perché è girato, però non ha visto che stava in difficoltà lui, ancora in difficoltà, ma si vede che rimane sui colpi, resta rigido. Guarda, io è per me è la cosa dell'arbitro che non per non dare contro, ha preso il colpo, si è girato e nello stesso tempo 25 padre praticamente. E allora godiamoci quest'ultima ripresa con Ali che va all'attacco sapendo di essere in svantaggio, ritenendosi un po' defraudato. Noi non potremo sentire i pugili al termine del match perché restituiremo la linea a Roma. Chiediamo scusa ai nostri telespettatori se non diamo gli ultimi due incontri, ma purtroppo colpisce dopo. Chiede scusa. E qui Ali va proprio fuori tempo e qui si sta giocando il match. Sì, perché si trova male sulle gambe. Quando mette le azioni si trova male sulle gambe. Ali ormai la sua azione la fa. È chiaro. Ha preso sempre dei ganci. Andrea Di Luisa ha preso dei ganci e rischia. E rischia il terzo conteggio ancora. E va giù. E va giù di brutto. Finito il match. Il paradenti. Infatti vanno subito a prendere il paradenti. Si sta riprendendo il ragazzo, fortunatamente, subito. E Maurizio, l'avevi detto, d'altronde l'avevamo visto che era in seria difficoltà. Sì, difficoltà dove rischiava... Ha preso dei colpi di troppo prima dell'intervento dell'arbitro. E Ali merita questa vittoria, perché ha superato un momento difficilissimo, perché poi stava perdendo il combattimento, però ecco, con un carattere sicuramente duro e sportivo in questo momento qui ha fatto la parte delle... Sta polemizzando pure Ali, c'erano i tecnici delle donne che gli dicevano perché, stai calmo. Sì, perché l'esultanza sul... lo sai, c'è anche un attimino di sportività tra atleti e solidarietà, eccolo qui intanto... Sentiamo l'angolo. Tutto bene, sei un campione. Però dobbiamo dire ha giocato male le sue carte. Sì, ha sbagliato.